Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata al gusto, alla buona cucina, pronti a svelare i segreti e le ricette dei nostri chef. Oggi in particolare abbiamo uno chef pizzaiolo, Alessandro Tirino. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Chef pizzaiolo, quindi oggi ci proporrai qualcosa che abbia comunque un legame con la pizza. Sì, in pratica facciamo un impasto classico della pizza e invece di farcirla con ingredienti classici facciamo una pizza dolce ma non con la crema di nocciola ma con la crema pasticcera, dove metteremo nel cornicione la crema pasticcera e poi all'uscita dal forno crema pasticcera al centro, amarene, zucchero a vela e una spruzzatina di liquore strega. Pronto a svelare i tuoi segreti ai nostri amici a casa? Certo, siamo pronti. E allora partiamo proprio dall'impasto, che è in genere sempre la cosa principale, quella fondamentale. Sì. Ingredienti per l'impasto: 500 g d'acqua ed ecco qui il nostro misurino con l'acqua già pronta. Lievito di birra dai 6 ai 10 g, un lievito quindi che hai già tagliato. Sì, sì, già pesato. Sì. Già pesato. Farina di tipo 101, 800 grammi. Perché 01? Tipo 1 e 0 significa ho mischiato una farina macinata a pietra non molto raffinata e una 0, classica farina 0. E 20 grammi di sale. Eccolo qua. E 20 grammi di sale. Posso procedere? Con l'impasto? Sì. Allora, in pratica mettiamo mettiamo un mezzo litro d'acqua in una ciotolina, poi stemperiamo un po' il lievito nell'acqua, e poi mettiamo 800 g di farina che già abbiamo pesato precedentemente in una madia, la classica pezzatura come la chiamavano i nostri nonni. In questo caso il legno, per chi a casa non avesse questo contenitore va bene una ciotola qualsiasi. Sì. Facciamo un piccolo mulinello al centro e una volta che si è sciolto un po' il lievito iniziamo a calare l'acqua al centro della farina e impastiamo piano piano. Iniziamo ad impastare piano piano. Ecco qua. Mettiamo la restante acqua con il lievito e si impasta il tutto. Ok. Questo ha come tempi di lievitazione, una volta che abbiamo finito l'impasto, come tempi di lievitazione diciamo ha bisogno di 6-7 ore, 8, dipende un po' anche dalla temperatura ambiente che abbiamo in casa. Facciamo un impasto bello, deve diventare liscio. Quindi bisogna cercare di lavorare la pasta per amalgamarla il più possibile. Certo. Adesso ci spostiamo sul tagliere così riusciamo a lavorarla meglio. Assolutamente, così riusciamo a mostrare anche a mostrare agli amici a casa in che modo proseguire con l'impasto. Aggiungiamo il sale, abbiamo detto 20 grammi di sale. Tagliere, mettiamo un po' di farina per far attaccare la pasta e voilà. A questo punto posso provarci anch'io. Certo. Bisogna fare delle pieghe e poi girare la pasta. Sì, adesso la giri così, fai le pieghe sempre verso il centro. Sempre dal centro verso l'alto, verso il lato. Verso l'esterno, sì. Bisogna mettere molta forza. Sì, c'è bisogno di tanta forza. Perché siccome la farina contiene glutine, cioè unendo l'acqua alla farina si forma il glutine, la maglia glutinica. E più forza diamo, la maglia glutinica si rafforzerà sempre di più. Posso aiutarmi usando due mani? Sì, come no.
un po' di farina sotto, così non attacca. Ok. Quindi mettiamo la farina per evitare che il nostro impasto si attacchi, poca farina senza esagerare. Dimmi tu quando ritieni che sia corretta. Questo bisogna lavorarlo, diciamo, per altri 5 minuti, però noi giusto diamo... Per rispettare i tempi televisivi cerchiamo di accorciare i tempi e lavorarla meno tempo. In realtà è necessario lavorarci almeno per 5 minuti. Sì, almeno 5 minuti. Poi bisogna farla riposare una mezz'oretta, tre quarti d'ora, coperta, e poi stagliamo e facciamo delle palline. Adesso vi faccio vedere direttamente come fare le palline, anche se non si fa perché l'impasto si vede molto lavorato, cioè bisogna lavorarlo ancora. Bisogna lavorarlo ancora e lasciarlo e comunque un po' riposare. Per quanto tempo deve riposare? È circa mezz'ora, tre quarti d'ora, diciamo. Una volta riposato facciamo delle palline circa 300 grammi. Posso aiutarti già ad arrotolarle? Devono Arrotolarle bisogna fare questo movimento qui. Come, più o meno come è steso la pasta, si fa anche la classica pallina, il pesetto. Bisogna mettere verso il centro la pasta e girarlo, perché così diamo aria nell'impasto. Mano a mano che si fa, facciamo delle palline tonde. Adesso le vediamo così perché è stato appena lavorato l'impasto, quindi è un po' come se ha un po' la cellulite, diciamo. In realtà avremmo dovuto lavorarle per più tempo e avremmo ottenuto una pallina pasta liscia, bella, molto più liscia, più lucida e diversa. Poi si mettono a lievitare i panetti, si mettono a lievitare in un cassetto coperto, oppure possiamo mettere una pellicola sopra se siamo a casa, che non deve prendere troppa aria, altrimenti si fa una brutta crosticina sopra. Una volta che sono passate le 6-7 ore, che in pratica l'impasto bisogna vederlo raddoppiare, quindi una volta che è raddoppiato l'impasto si stende la pasta e vi faccio vedere. Noi abbiamo ovviamente già la pasta già lievitata. Naturalmente, per rispettare i tempi televisivi, abbiamo preparato prima la pasta, abbiamo dato modo alla pasta di lievitare, rispettare i tempi che abbiamo detto sono almeno di una mezz'ora per il primo impasto, e poi anche le palline devono comunque crescere e lievitare fino a raddoppiare quasi. Sì, se vogliamo un'ottimale lievitazione dobbiamo far passare almeno 6 ore con farine deboli. Quindi abbiamo l'impasto qua, che lo prendiamo. Eccole qua. Queste qui sono le palline già lievitate, che sono raddoppiate di volume. Notate, questa è la grandezza. È evidente la differenza. La differenza, sì. La differenza di volume. Allora, prendiamo una pallina. Volevo dare anche gli ingredienti per la crema pasticcera, perché... Andiamo alla crema pasticcera, assolutamente. Sì. Crema pasticcera, amarene, zucchero a velo e liquore strega. Ingredienti: 4 tuorli, 140 grammi di zucchero, latte intero, 400 millilitri di latte intero. Sì. Panna fresca liquida 100 ml, amido di mais 40 g, limone, la buccia di limone, un limone. Sì, la buccia di limone è limone biologico, in quanto dobbiamo prendere la buccia, o biologico oppure se è di casa, che dobbiamo mettere la buccia direttamente nel latte e nella panna. Mettiamo a bollire, cioè sul fuoco, mettiamo la panna, il latte e la buccia di limone, e nel frattempo prendiamo lo zucchero e i 4 tuorli d'uovo e li amalgamiamo bene, e mettiamo anche l'amido di mais una volta amalgamati. Quando vediamo che è andato in ebollizione il latte con la panna, iniziamo piano piano a calare gli altri ingredienti nel latte, sempre a fuoco non proprio vivo, però non deve essere nemmeno troppo basso, giusta fiamma. E la cosa importante, bisogna mescolare mano a mano, perché altrimenti si attacca sotto la pentola, si attacca la crema. Una volta che abbiamo visto che è bella densa, è pronta, la facciamo raffreddare e poi è pronta. Allora, preparata la crema, siamo pronti a farcire la nostra pizzeppola. Sì, siamo pronti a farcire la pizzeppola. Adesso vi faccio vedere come bisogna fare. Stendiamo il panetto,
Nel frattempo io consiglio di mettere il forno a 200-220 gradi e così quando inforniamo la pizzeppola abbiamo già la temperatura ideale. Se abbiamo un forno a legna ancora meglio, questo si può anche stendere direttamente e infornare sul suolo. Siccome sono ingredienti che facciamo per casa, vi faccio vedere con una teglia come bisogna... Una teglia classica, sì, con un po' di carta da forno sotto. Per non farla attaccare. Per evitare che si attacchi. Intanto sì. Abbiamo già acceso il forno ad una temperatura di circa 200-220 gradi. Sì. Poi prendiamo la crema che abbiamo preparato precedentemente. Sì, e abbiamo messo in una sacca poche. Facciamo tipo un cerchio. Così. E chiudiamo il cornicione. Ecco qua. Poi per far prendere un po' di colore alla pasta, io metto un tuorlo d'uovo. Prendiamo il tuorlo d'uovo. Togliamo l'albume. Con la frusta lo sbattiamo un po'. Qua. Poi con un pennello o anche con le mani o con una carta ci aiutiamo per dare colore, sì, al nostro impasto. Più, basta un uovo in questo bello. Caso, un po' un tuorlo d'uovo, sì, per colorare, dare un po' di colore alla nostra pizzeppola. Sì. Che poi viene infornata così e poi all'uscita al centro mettiamo la crema pasticcera, quindi bisogna metterla anche al centro. Ok, una volta che abbiamo finito, la mettiamo nel forno già a caldo e otteniamo... Per quanto tempo la lasciamo in forno? Ma un quarto d'ora, 20 minuti, è una cottura molto veloce, tenendola a 220-200 gradi, una cottura veloce anche perché la pasta non la facciamo molto doppia ma è più sottile, quindi è una cottura veloce, altrimenti se è il forno a legno ci vogliono un paio di minuti. Ecco qui, otteniamo questo prodotto qui che è da completare. Allora, per completare vi faccio vedere, bisogna mettere... Riprendiamo la crema abbiamo riempito quello che è il classico cosiddetto cornicione, no? Sì, il cornicione della ripieno. Pizza. In questo caso il ripieno di crema pasticcera. Ecco qui. La riempiamo proprio di crema, questo ovviamente è per più persone, cioè se la deve mangiare una sola persona è molto pesante, come... Deve essere un dolce, ma un dolce un angolino... per circa 6 persone, sì, immagino, giusto. Forse anche in più per chi vuole solo un assaggio, sicuramente non è una porzione singola questa. Sì, 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 è giusto un angolino ciascuno, poi se c'è anche chi ce la fa a mangiarla, beato lui. Ecco qui, mettiamo le amarine. Poi anche a piacimento, noi ne mettiamo 6 e poi completiamo una spolveratina di zucchero a velo. La nostra pizzeppola è pronta, siamo allora arrivato il momento di ricapitolare. Sì, ma allora dobbiamo ricapitolare un po' gli ingredienti e nel frattempo io metto il tocco finale che è il liquore strega. E allora ricordiamo per l'impasto 500 g d'acqua, dai 6 ai 10 g di lievito di birra, farina tipo 1-0-800 g e 20 g di sale. Passando invece agli ingredienti per la farcitura, quindi la nostra crema pasticcera, 4 tuorli, 140 g di zucchero, 400 ml di latte intero, panna fresca 100 ml, amido di mais 40 g e una buccia di limone. Il nostro dolce rivisitato, anche in questo caso la nostra pizzeppola è pronta. Non ci resta che augurare buon appetito a tutti. Buon appetito.